Lo Sport, in collaborazione con... Da Pegaso, la qualità incontra risparmio. Solo da noi, i migliori mobili artigianali veneti, scontati oltre il 50%. Mobili in arte povera, rustici, in legno massiccio, anche con finiture a richiesta. Noce, naturale, laccati, decappati. Pegaso, mobili per sempre. Un bilancio positivo è un'importante novità per la prossima stagione. L'Alessandria Volleyball Club ha presentato ufficialmente l'annata sportiva 2015-2016 con una conferenza stampa, nella quale sono stati evidenziati buoni risultati ottenuti nei vari campionati dalle tante formazioni della società presieduta da Ernesto Pilotti, che vanta 298 iscritti e 21 diverse squadre. Un livello agonistico sempre crescente, che si accompagna ad un impegno costante in vari progetti come Scuola in Movimento, rivolto agli alunni dell'elementare. L'organizzazione di due eventi a livello regionale con le migliori squadre piemontesi di under 16 femminile e under 19 maschile e la collaborazione con diversi istituti impegnati nel sociale. Passione, tenacia e voglia di fare gli ingredienti necessari per alzare l'asticella di anno in anno. Ed ecco la novità per la stagione 2015-2016. In accordo con la Junior Casale, grazie ad una formula presa dal calcio, Alessandria tornerà ad avere una formazione in serie B2. Alessandria Volleyball Club Junior, questo è il nome della squadra che sarà composta da un gruppo giovane formato prevalentemente da elementi del 1992 e del 93. Lo Sport, in collaborazione con Pegaso, mobili per sempre. Sulla strada statale Nuovi Alessandria, aperti anche la domenica pomeriggio. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti.